Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Ho comprato una serie di cose, di make-up e volevo appunto farvele vedere. I due brand da cui ho acquistato sono Kiko e Essence e ho preso anche una bellissima palette che faceva ancora parte della linea natalizia di Essence. Io l'ho trovata in mega sconto, erano diciamo dei resti di magazzino e io me la sono comprata perché mi piacevano tantissimo i colori. È la palette Magic Wonderland, era quella appunto che era uscita per Natale, e i colori sono questi. A me piaceva tantissimo questa palette perché ha dei colori che comunque io utilizzo abbastanza spesso, che sono soprattutto questo blu e questo grigio un pochino più scuro, ma anche questo viola, perché ultimamente sto facendo un make-up sui toni del viola. Ora non oggi, combinazione oggi no, però comunque sono colori che utilizzo abbastanza spesso. Questa mi piaceva veramente molto, quindi quando l'ho vista l'ho subito presa. Poi rimaniamo sempre in tema di palette di Essence, ho preso The Moon, questa palette che ha due blush e quattro ombretti. Sono colori abbastanza neutri, sono colori che però io utilizzo soprattutto come base, perché questo tipo di colori li utilizzo come base, ma mi piaceva soprattutto il fatto che sono leggermente glitterati. Quindi secondo me contribuiscono comunque a dare luminosità allo sguardo. E anche questa, insomma, sono molto contenta di averla trovata perché sono dei colori che mi piacciono tantissimo. Poi ho preso sempre da Essence un'altra palette, questa volta con tre blush, quindi una palette viso, e i tre blush sono questi. Io il blush non lo utilizzavo fino a qualche mese fa. Poi, con il regalo che mi ha fatto mia cugina a Natale, che era una gift card di Kiko, sono andata a prendere una palette che aveva degli ombretti, ma aveva anche un blush. Quindi, trovandomelo lì, ho cominciato ad utilizzare il blush e devo dire che mi è piaciuto molto, mi trovo bene, e quindi ho preso questa palettina con questi tre blush di queste tre tonalità diverse. Una è decisamente più neutra, le altre due un po' meno, soprattutto quella centrale che secondo me è un po' carica come colore, poi non so sulla mia pelle come sarà perché io ho la pelle molto chiara. Non l'ho ancora provato questo, quindi insomma non lo so, vi saprò dire. Però mi piaceva comunque l'idea di avere dei blush, visto che per me è una cosa nuova, io prima non li utilizzavo. Poi sempre da Essence ho preso un rossetto Metal Shock, ho preso questo. E per la precisione, se riesco a dirvi il numero, ve lo dico, è il numero 02 ed è questo viola. Mi piaceva l'idea di appunto avere questo rossetto Metal Shock perché ne ho sentito parlare tantissimo e volevo appunto provarli. Poi un'altra cosa che ho preso da Essence è la matita per fare la French sulle unghie, la matita pennarello per fare la French sulle unghie. È bianca, non ha niente di particolare, l'unica cosa che appunto facilita un pochino la French perché appunto è un pennarello, quindi è più semplice da utilizzare. E poi sempre per le unghie, sempre da Essence, ho preso la matita che è quella da mettere sotto l'unghia per fare appunto la parte bianca, insomma, per rendere l'unghia bianca anche da sotto. Io avevo già in realtà questa matita, ma non riesco più a trovarla, quindi me la sono ricomprata ed è questa. Poi da Kiko ho preso tre prodotti per le labbra. Ho preso una matita, è viola, è della numero 525. È questa, io spero che vediate qualcosa perché so di non avere una luce adatta per il make-up. Ve lo dico sempre a ogni mio video praticamente in cui vi faccio vedere dei prodotti, ma spero prima o poi di poter investire qualche spicciolo e comprarmi una luce migliore. Poi ho preso un rossetto in stick invece, il numero 404, ed è un marrone così. Questo mi piaceva tantissimo ed è quello che io ho adesso sulle labbra, quindi questo l'ho provato subito, è questo e devo dire che è un colore che a me piace molto. Io ho tanti rossetti su questa tonalità, un po' sul marrone, un po' più chiaro, un po' più scuro e sono dei colori che comunque mi piacciono molto. Poi un altro colore che mi piaceva tantissimo, che ho preso soprattutto da abbinare alla matita, è il 424 ed è un bellissimo viola, eccolo qua. È un bellissimo viola, questo mi piaceva tantissimo e non vedo l'ora anche questo di provarlo sulle labbra. Questo
Questi erano tutti i miei acquisti make-up. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto degli acquisti di questo genere, così vado a vedere il vostro video, se avete fatto un video ovviamente. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.